Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Scusate la mia voce, ma mi sono appena alzata, quindi ho questa vocina ancora da mezza addormentata. Oggi un altro scopriamo le creazioni in resina, ancora con la Resin Pro, ancora la Feelcrystal non l'ho provata e prossimamente farò un altro video esclusivamente con la Feelcrystal e con tutti gli stampi che ho realizzato, sia quelli con la Silente, sia quella con la Feel 15 che vedrete nei prossimi video. Anche questa volta è a tema ed è a tema Sailor Moon, quindi finalmente un tema veramente che adoro, e questo video è in collaborazione con Creation Kawaii e vi lascio sempre il link giù nell'info box e magari anche nella i che troverete sulla destra qui. Quindi niente, procediamo con il vedere le creazioni e partiamo da questa che come al solito è un cameo. Ultimamente sto adorando i camei, però mi stanno veramente piacendo. Magari vi avvicino un po' così vedete. Allora, questo è un cameo. Ho scelto delle immagini su Pinterest, principalmente di Sailor Moon Crystal, che sto adorando, che adoro perché l'ho finita praticamente. Forse mi è piaciuta, non dico allo stesso modo, ma quasi, anzi mi è piaciuta in un modo diverso rispetto a Sailor Moon, insomma, classica degli anni 90. Se anzi, se volete, ve ne parlo in un video a parte di questo nuovo tipo di Sailor Moon, che veramente ne vale la pena. Quindi niente, questo è Bunny e Marzio, anche se si chiamano in maniera diverse nelle Sailor Moon Crystal. Anzi, questi proprio sono la regina Serenity e il principe Endymion. E niente, mi piace particolarmente questa immagine. E invece di farla con i brillantini intorno come l'altra volta con Alice nel Paese delle Meraviglie, questa volta ho fatto lo sfondo bianco con lo smalto. Ma devo dire che questo smalto che ho comprato, voi non lo vedete, però tende più sul giallino, quindi era più bello senza resina. Però vabbè, mi piace lo stesso. Poi scopriamo questi piccolini. Allora, questo qua. Ah, questa con Luna Artemis, che carino. Allora, sto cercando di iniziare a sperimentare delle decorazioni diverse perché mi sono resa conto che faccio sempre le solite decorazioni e quindi voglio un po' sperimentare anche man mano mi sto comprando dei glitter diversi e quindi sto sperimentando con delle varie decorazioni. Per esempio qui non ho messo solamente i brillantini sottili ma anche quelli più spessi tipo esagonali e devo dire che l'effetto mi piace particolarmente. Bellissimo. Poi abbiamo bellissimo. Allora, questa è Bunny ed è un po' triste, non vi saprei dire per quale motivo. E poi per ricamare un po' anche i colori di Luna ho messo tre brillantini blu che per la verità sono andati un po' verso l'esterno, anche se ho cercato in tutti i modi di tenerli dentro. Due stelline, anche queste molto carine, e poi sempre il contrasto di glitter tra quelli più spessi e quelli più sottili e devo dire che mi piace particolarmente. Che carina! Sì, passiamo a questo. Questo è un esperimento, ve lo mostrerò in casa alla fine. Allora, vediamo questo. Allora, questa è stupenda. Praticamente questa è la sigla, se non erro, della terza stagione di Sailor Moon Crystal. È veramente stupenda questa immagine. Guardate che bella. Bella bella proprio. Bellissima. Poi. Che carina. Allora, devo dire che in questa serie Kibiusa, che poi si chiama Cibiusa, mi sta particolarmente simpatica, a differenza invece dell'altra serie che mi stava sulle scatole. E quindi ho voluto fare appunto questa immagine qui con la famiglia Felice e la fotina, insomma, con Kibiusa. È veramente carina. Poi andiamo sul giallo e abbiamo, se riesco, bellissimo. Allora, questo si vede così, ok. Queste sono tutte quante le spille di Sailor Moon, forse non tutte, ne manca qualcuna. E poi abbiamo il carillon della prima serie, se non erro, e mi confondo tra adesso tra Sailor Moon Crystal e Sailor Moon, diciamo, anni 90.
e la penna, questa si può sicuro che è della prima o della seconda stagione, in cui appunto con la quale si trasforma in altri personaggi, e questo lo trovo carinissimo. E anche qui ho voluto fare una sfumatura, una decorazione particolare, in quanto praticamente ho voluto richiamare il rosso delle spille sulla rosso rosa delle spille sotto, e invece poi a contrasto col giallo che un po' mi richiamava questi, e quindi li trovo particolarmente carini. Forse se avessi tagliato meglio questo, però tagliavo anche la musica, quindi no, per forza così doveva essere. Poi abbiamo questo, oh, con le testoline di Bunny. Questo è bellissimo. Allora, praticamente avevo queste testoline di Bunny scaricate sempre, se non erro, da Pinterest, e mi sono detta sarebbe carina l'idea fare l'una con il punto interrogativo quasi che non sa mai, o comunque si fa delle domande su Bunny e le varie faccine di Bunny appunto intorno a Luna con le varie espressioni. Questo smalto devo dire che non copre per niente, è un po' in trasparenza, guardate, vabbè. E poi appunto ci ho messo i cuoricini blu, sempre per richiamare il colore di Luna, guardate, e tutta la decorazione blu, carinissimo. Poi abbiamo, devo spostare la fotocamera in aria, questo io adoro, è anche lo stemma tra virgolette del mio canale. E anche questo, diciamo che questa decorazione non è stata veramente voluta, perché per fare le cose veloci come sempre, e stavo parlando tipo con mia madre, non mi sono accorta che mi era caduta tipo tutta la decorazione di queste scagliette giù, e su non avevo neanche una, quindi mi sono detta vabbè, lasciamola così tipo la base e poi sopra mettiamo altro. E devo dire che non è uscita neanche male, mi piace abbastanza. E poi in ultimo abbiamo questa con tutti i personaggi, guardate, è bellissimo questo stampo, lo sapete che lo adoro, lo devo fare sempre perché la forma mi piace. Questo con Sailor Moon, che bello, è bellissima anche lo sfondo, guardate, qua ha coperto di più, non so per quale motivo, bellissimo, bello bello proprio. Così poi abbiamo questo Sailor Moon Crystal con Serenity, anzi forse Neo Queen Serenity con no, due bolle giganti. Ecco, il problema che anche qua c'è l'altra. Il problema che temevo di questi stampi, c'è anche qua, non me l'ho accorta. Eccola. E che praticamente gli sticker che ho fatto sono stati poco a poco più grandi rispetto allo stampo. Li ho dovuti spingere abbastanza per farli entrare. E quindi avevo paura che appunto potesse succedere una cosa del genere, è successa. Non lo so, spero di rimediare perché sono bellissimi, non vorrei veramente si rovinassero per così, per questo. Vabbè, vedrò insomma di risolvere la situazione. Bellissimo. E questo speriamo, questo era bellissimo se mi ricordo, sì, era quello con i baci, bellissimo. Questo è sempre intatto ragazzi, sì lo è. Allora, questo è sempre Sailor Moon Crystal, diviso tipo in zone. Dà un po' l'effetto tipo che si fa su Instagram per fare le varie foto. Ed è appunto Usagi e Maimoru, penso che si chiama, se mi sono ricordata bene. E insomma, nei vari momenti fino a quando poi non si baciano. Bellissimo. Ecco, io amo particolarmente in questa serie il rapporto tra loro due, che veramente è stato fatto in maniera impeccabile. Comunque, sempre se volete me ne parlo in un video a parte. E poi un'altra cosa che non c'entra niente è questo, che però ci devo fare ancora lo sfondo. E praticamente, ecco, forse se vi faccio lo sfondo bianco ve ne accorgete, ecco, forse così rende meglio. E l'immagine non è stata plastificata,
è stata messa direttamente con la carta praticamente, e se volete vedere l'effetto è tipo in trasparenza, però poi una volta che ci metti la parte bianca, diciamo, di sotto rende abbastanza. E l'ho visto da un video di una ragazza americana che adesso non ricordo il nome. Succede purtroppo quando le plastifichiamo dobbiamo comunque lasciare un millimetrino di spazio tipo qui. Ecco, vedete, non è l'immagine a tutto sfondo, ma c'è sempre un millimetrino che rimane. In questo modo invece possiamo veramente prendere tutta l'immagine senza tagliarla, e l'effetto mi piace particolarmente perché sembra integrato completamente con la resina. Credo che però in una situazione del genere non si potrebbe fare perché magari con le immagini, con le figure dei corpi magari o degli elementi definiti magari non verrebbe proprio bellissimo. Devo comunque provare. Se volete lo proviamo insieme in un altro tutorial, magari quando creiamo insieme, così vi faccio vedere come uscirà. Quindi niente, queste sono tutte quante le mie creazioni in resina e a tema Sailor Moon. Quella che adoro, vabbè, questa non c'entra. Quello che adoro particolarmente è questa, ma adoro anche questa, che ho avuto come sfondo del computer anche per un po' di tempo. Questa e questa l'adoro. Però diciamo che mi piacciono tutte quante. Come sempre, fatemi sapere giù nei commenti qual è che vi è piaciuta di più. E mi raccomando, rispondete sempre quando vi faccio delle domande perché mi piace interagire con voi. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciatemi tanti mi piace e vi mando un grosso bacio. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!